Bene, oggi continuiamo a parlare di raggiungibilità e diciamo, terminiamo oggi questo argomento per poi passare la settimana prossima a parlare di osservabilità, che, come vi ho detto, è il concetto duale. Ora, il termine duale per adesso è abbastanza, diciamo, oscuro, ha un significato matematico ben preciso. Per ora accontentiamoci di pensare che sono concetti imparentati in qualche modo fra di loro. Va bene? Ora, che cosa abbiamo visto sulla raggiungibilità? Beh, giusto un veloce riassunto di quello che abbiamo visto solo 2 giorni fa. Parliamo di stato raggiungibile se io posso, con un opportuno ingresso, partendo dallo stato nullo, a far assumere al mio sistema dinamico proprio lo stato X. Dopodiché l'insieme di tutti quanti gli stati raggiungibili dimostro essere un sottospazio e lo chiamo sottospazio di raggiungibilità. Se tutto quanto lo spazio di stato è raggiungibile, allora si dice che il sistema è raggiungibile. Insieme alla raggiungibilità abbiamo anche un concetto di controllabilità, e cioè la definizione è la stessa, però si parte dallo stato X e si controlla allo specifico stato 0. Nel tempo continuo i due sottospazi coincidono. Un primo risultato per il tempo continuo, questa definizione che abbiamo dato è assolutamente, identica, tempo continuo e tempo discreto. Un primo risultato per il tempo continuo che abbiamo ottenuto è abbastanza, come dire, forte, abbastanza anche chiaro. E cioè il sottospazio di raggiungibilità per un sistema dinamico tempo continuo, lineare e stazionario, è proprio l'immagine di una opportuna matrice. Questa matrice è la matrice R che si chiama matrice di raggiungibilità ed è ottenuta componendo opportunamente la matrice dinamica e la matrice degli ingressi del mio sistema dinamico. Quindi questo è un risultato molto forte, nel senso che è un risultato, anche se volete semplice, ha un piccolo, diciamo, una piccola controindicazione che poi vedremo. Abbiamo definito poi il sottospazio diciamo di non raggiungibilità come il complemento ortogonale del sottospazio di raggiungibilità. Per le proprietà delle matrici, noi possiamo calcolare il sottospazio di non raggiungibilità facilmente come il nullo di R trasposto, dove R è la matrice di raggiungibilità. Ok. Dopodiché abbiamo introdotto un oggetto che si chiama Gramiano di raggiungibilità, che ci dà un'informazione su un sistema dinamico sulla possibilità di implementare un controllo a ciclo aperto. Tramite questo oggetto che si chiama Gramiano di controllabilità abbiamo un modo per progettare, in realtà per testare un controllo a ciclo aperto ed anche un modo per verificare la raggiungibilità del sistema. Guardiamo subito che qui c'è un'inversa di una matrice, che è proprio il Gramiano di raggiungibilità. L'ipotesi che noi facciamo, perché il sistema sia completamente raggiungibile e che il Gramiano abbia rango pieno, altrimenti questa inversione non sarebbe possibile. E cominciamo a osservare, io già ve l'ho detto, però risulterà chiaro, diciamo, nella lezione dedicata al controllo, che la raggiungibilità è una proprietà del sistema che ci permetterà o meno di implementare un controllo, se è completamente raggiungibile. Vi anticipo, facciamo quello che ci pare. Se invece il nostro sistema non è completamente raggiungibile, allora qualcosa la possiamo fare, ma dobbiamo scendere a compromessi con questa che è una proprietà strutturale del mio sistema dinamico. E in particolare, un'altra cosa che abbiamo visto è che due sistemi simili hanno uno sottospazio di raggiungibilità che ha le stesse dimensioni. Questa è una conseguenza di questo risultato, e cioè del risultato che fra due sistemi simili il legame fra le matrici di raggiungibilità è attraverso la matrice di trasformazione di similitudine.
bene, per cui o P a meno 1 o P a seconda di, diciamo, andate da dove a dove. Quindi questo significa che io, poiché P ha rango pieno per ipotesi, non sto cambiando le dimensioni del sottospazio, ma sto ovviamente cambiando il sottospazio perché diciamo, la trasformazione di similitudine sta cambiando lo spazio di stato, però diciamo, non posso con una trasformazione di similitudine raggiungere ciò che non era raggiungibile. Va bene, questo è l'importante risultato di questo in breve equazione. Ok, abbiamo fatto un po' di esempi. Per esempio, abbiamo visto che il modello linearizzato intorno a una configurazione di equilibrio del pendolo inverso con carrello è completamente raggiungibile. E questo significherà, lo faremo come esercitazione, questo ci darà la possibilità di implementare un controllore che agendo solamente sulla forza, quindi spostando il carrello a destra e a sinistra, questo controllore sarà in grado di mantenere il sistema in un intorno della sua configurazione di equilibrio. Senza fare conti, per esempio, abbiamo visto, non abbiamo visto nulla, vi ho semplicemente detto che questo, per esempio, non è raggiungibile, quindi è inutile che dedico delle energie a questo, ma non ci posso fare niente. Ok, allora cominciamo adesso a guardare qualcos'altro per quanto riguarda la raggiungibilità. Siamo ancora nel tempo continuo, oggi faremo anche il tempo discreto. E vediamo un po' quella che si chiama forma canonica di raggiungibilità di Kalman. Allora, che cosa faccio? Guardate, io parto da un sistema ingresso stato uscita. Il sistema è sempre lo stesso, è lineare stazionario e utilizziamo sempre le stesse lettere per quanto riguarda le dimensioni del mio sistema. Però, se notate, io qui l'ho scritto già nella forma che noi abbiamo utilizzato per i sistemi simili. È solo una questione di notazione, ovviamente, non cambia la sostanza. Però lo sto facendo per, come dire, per aiutare la comprensione del fatto che noi in qualche modo arriveremo in un sistema con questa struttura. Adesso stiamo dando la definizione. La definizione mi dice che il sistema è in forma canonica di raggiungibilità di Kalman se la matrice dinamica degli ingressi assumono questa struttura e se la coppia A'R, B'R è raggiungibile. Chi sono? Guardate, la matrice A è una matrice che io ho partizionato in una matrice triangolare a blocchi superiore. Quindi A' con R è diciamo, un blocco quadrato, A'NR è un blocco quadrato, A' con 1 è un blocco rettangolare e in generale diciamo, di elementi diversi, potenzialmente diversi da 0. Invece qui abbiamo un blocco con lo 0, un blocco rettangolare di elementi tutti nulli. B' è B' con R è 0 di dimensioni opportune, in cui 0 anch'esso è una partizione, una matrice che è rettangolare di elementi tutti quanti nulli. Inoltre A' con R e B' con R deve essere raggiungibile, che vuol dire? Beh, che se io calcolo la matrice di raggiungibilità usando questi due blocchi, deve avere rango pieno. In questo caso lo stato può essere partizionato in z con r e znr, in cui z con r ha dimensione r e znr ha dimensione complemento a quella dello stato. Allora, questa partizione, a dirla sembra complicata, in realtà è abbastanza semplice. Che cosa sto facendo? Qual è il mio tentativo? Ma se io ho un sottospazio di stato che è raggiungibile e un complemento ortogonale che è non raggiungibile, posso
tramite una trasformazione di similitudine, arrivare in un sistema simile che mi metta in evidenza, che mi separi questi due sottospazi? Questa è la mia domanda. Ora, dal punto di vista della presentazione, io sto partendo prima dalla struttura nel quale voglio arrivare. Questa struttura qua è una struttura che sta separando la parte raggiungibile, che è al pedice R, dalla parte non raggiungibile, che è al pedice NR. Come lo vedo? Beh, lo vedo semplicemente svolgendo questo prodotto matriciale. Ora lo faccio un attimo, giusto per... Allora, giusto per essere sicuri. Voi ci siete sempre, vi ricordo che io non vi vedo, perché diciamo quando metto lo schermo, al solito, no, al solito no. Dove vabbè. Vabbè, insomma, voi ci siete, andiamo avanti. Allora, vediamo sulla... Ecco qua. Vediamo adesso qui questo piccolo calcolo che mi fa capire che cosa sta succedendo in questo sistema dinamico. Allora, io so che z punto, io so che z punto è uguale, vabbè, ovviamente z punto è uguale a primo z più b primo. Ok? Allora me lo scrivo in forma con la partizione. Quindi io ho che z punto con r, z punto nr è uguale, a questo punto ho a primo r, a primo con 1, 0, vabbè, sono tutte matrici, ho messo solo allo 0 la lineetta, per zeta punto va bene? Questa operazione come la faccio? Beh, a questo punto le regole con le, diciamo, con le matrici partizionate a blocchi con le dimensioni opportune, ma sono uguali al prodotto matrice per vettore degli scalari. Per cui io qui ottengo che posso scrivere questa cosa come il prodotto della prima riga intesa come blocco per la prima colonna e poi per la seconda riga per la seconda colonna. Quindi se io adesso, diciamo, faccio questa operazione, quello che ottengo, guardate un attimo, è che z punto con r è uguale, beh, a primo con r che moltiplica z con r più, vabbè, a primo con 1 zeta nr più beta primo con r per u. E invece la parte di sotto è zeta punto nr è uguale a primo nr zeta nr. Che cosa ho fatto? Beh, semplicemente la moltiplicazione, ma cosa posso osservare? Posso osservare che c'è una componente dello stato, che in questo caso ho partizionato, è proprio separata dall'altra per via di come sono messi gli zeri nella matrice dinamica, nella matrice degli ingressi, la cui dinamica, quindi z punto nr, non è influenzata né dalla parte raggiungibile, z con r, né dall'ingresso. Guardate, questa evoluzione è un'evoluzione, solo un'evoluzione libera. Non ho nessun modo io di influenzare questa evoluzione.
Quindi posso scegliere l'ingresso come mi pare a me, posso fare tutto quello che mi può venire in mente, ma io non ho modo di intervenire sulla componente non raggiungibile. Quindi la forma canonica di raggiungibilità di Kalman in qualche modo sta proprio separando queste due componenti. Qui ho semplicemente riscritto le equazioni e quindi niente, si vede questo, si tocca con mano questo. Se faccio uno schema blocchi, a maggior ragione, se faccio uno schema blocchi, guardate questo schema blocchi, ci sono due integratori. Allora, c'è l'integratore della z punto con r, quindi integratore che mi dà z con r con in ingresso z con r, e chi è uguale a z punto con r? Beh, apriamo con r e z con r, quindi questo diciamo, segnale qui, più b' con ru, più A' con 1 ZNR. Quindi la dinamica è influenzata ovviamente, diciamo, dalla parte raggiungibile, dall'ingresso e dalla parte non raggiungibile. Vediamo l'altro integratore. L'altro integratore invece ha ingresso a z punto NR, le condizioni iniziali di NR e basta. Basta nel senso. Z punto nr uguale a primo nr per znr, quindi chiaramente c'è la sua evoluzione libera. Io non posso in nessun modo influenzare questa dinamica. In qualche modo, se lo vogliamo vedere graficamente, con la U, con le freccette, se seguo le freccette posso arrivare a z punto con r, ma non posso arrivare a z punto nr. Va bene? Quindi questa è una, diciamo, rappresentazione grafica, in qualche modo visiva, di questa proprietà. Ok, allora questa è la forma canonica di raggiungibilità di Kalman, ma il mio sistema dinamico non arriva nella forma canonica di raggiungibilità di Kalman, perché io scrivo le equazioni e quello che esce, assolutamente non me la trovo così già bello e pronto. Quindi che cosa devo fare? Beh, quello che devo fare è di portarmelo io in forma canonica. È possibile? Sì, è possibile. E come si può fare? Beh, si può fare attraverso una trasformazione di similitudine che sarà estremamente semplice. In particolare, vi faccio vedere questa trasformazione di similitudine. Allora, in particolare, la trasformazione di similitudine avviene attraverso questa matrice quadrata che voi non vedete perché. Ecco qua. Certo, Prof, posso farle prima una domanda? senz'altro. Allora, scusate il cane. Allora, l'evoluzione libera della parte non raggiungibile. No, ma non c'è problema perché si sente bene la sua voce. Dicevo, se si estingue in un tot tempo, poi cioè non mi va più a influenzare la parte raggiungibile. Quindi alla fine. Questo dicevo, no? Nel senso, se è un'evoluzione libera che si estingue in un certo tempo, posso Sì. No, aspettare quel certo tempo, vabbè, ma il dopodiché. fatto che. Allora, la risposta è l'osservazione è corretta, cioè la componente non raggiungibile, se è asintoticamente stabile, se ne va a zero, ok? Per cui a un certo punto non influenza proprio più niente, nel senso che è andata a zero, non c'è nessun modo di rilevare, di diciamo, farla spostare da zero con ingressi manipolabili. Per cui non influenza più la parte raggiungibile. Questa è assolutamente corretta, questa osservazione. La seconda parte non mi è molto chiara, la seconda parte della domanda. Cioè, va a zero se è asintoticamente stabile, quindi. E quindi posso aspettare un certo tempo affinché questa si estingua Per fare cosa? e poi far partire il mio ingresso, senza che venga Allora, influenzato. no, sì e no, nel senso che. Noi dobbiamo, quando controlliamo un sistema, noi dobbiamo convivere
con l'esistenza degli ingressi non manipolabili, nel senso che noi adesso stiamo facendo no, tutti i nostri bravi teoremi con l'ingresso, però poi nella realtà ci sono sempre disturbi. La parola disturbo indica semplicemente un ingresso non manipolabile, significa che non ci posso fare nulla. In questo caso la componente non raggiungibile lei la può vedere come un disturbo. Per cui se il suo controllore è progettato bene, lei lavora come deve lavorare ignorando il disturbo. Cioè se questo ha un certo obiettivo di controllo, non può permettersi di aspettare una costante di tempo, che fra l'altro non è sotto la sua gestione, no? Perché magari è lentissima e deve aspettare un tempo di assestamento troppo lungo. Per cui a tutti gli effetti un disturbo e lo trattiamo come tale, cioè progettiamo un controllore sapendo che dovrà reiettare un disturbo. Ok, grazie. Ok, allora torniamo a questo matrice di trasformazione di similitudine. Se voi guardate, allora noi sappiamo che la matrice di trasformazione di similitudine è fatta da una matrice n per n di rango pieno, ok? Abbiamo la possibilità di utilizzare una matrice, una condizione diciamo necessaria e sufficiente, che è meno intuitiva della condizione solo sufficiente. Per cui, diciamo, io adesso scelgo la strada della pragmaticità, per cui vi dico solo il metodo sufficiente. Il metodo sufficiente è quello di dire, ok, tu hai la tua brava matrice da costruire. E come la costruisci? La costruisci in questo modo. Metti in colonna prima una base per il sottospazio di raggiungibilità e poi una base per il sottospazio di non raggiungibilità. Ok? Queste sono colonne, queste linee rosse verticali sarebbero colonne. Chi mi garantisce che questo è, prima di tutto, una matrice P appartenente ad R n per n, beh, me lo garantisce il fatto che le due basi dei due sottospazi sono insomma, i due sottospazi sono in somma diretta danno R a n, per cui le due basi sono uno linearmente indipendente fra di loro, e quindi P è di rango pieno, e poi le dimensioni sono quelle, cioè abbiamo n vettori. R per quello di raggiungibilità, n-r per quello di non raggiungibilità, e sono tutti linearmente indipendenti. Quindi il fatto che P lo sia non ci sono dubbi, cioè facilmente dimostrabile. Che porti proprio nella forma canonica di raggiungibilità di Kalman non lo dimostriamo, non è difficile, però diciamo lo lasciamo perdere. Ok. Altra caratteristica che mi interessa capire è: ma se io applico questa trasformazione di similitudine, dove vanno a finire gli autovalori? Beh, guardiamo un attimo. Gli autovalori, poiché A e A' sono matrici dinamiche di due sistemi simili, gli autovalori si conservano. Si dice spettro, l'insieme degli autovalori si chiama spettro, quindi le due matrici dinamiche hanno lo stesso spettro, quindi gli autovalori ovviamente non stanno cambiando, però io posso notare che lo spettro di A in qualche modo è dato dall'unione, quindi gli autovalori o vanno a finire nella parte raggiungibile o nella parte non raggiungibile. Allora, che osservazione devo fare a questo punto? Quando io ho studiato l'analisi modale, ho detto potenzialmente tutti gli autovalori della matrice dinamica compaiono in tutti gli elementi della matrice di transizione dello stato e quindi, per esempio, nell'evoluzione libera e quindi in tutte le componenti della libera e della forzata. Poi vi ho detto anche, guardate che però se ci sono degli zeri in posizione opportuna, quello che succede è che il nostro, quegli zeri rappresentano un accoppiamento fra variabili che fisicamente non c'è.
E quindi in questo caso noi stiamo vedendo e toccando con mano questa osservazione, cioè le costanti di tempo della parte non raggiungibile stanno nella parte non raggiungibile, quella parte raggiungibile sta nella parte raggiungibile, ok? Quindi gli autovalori vanno o da una parte o dall'altra. Chiaro che se io qua ho un autovalore instabile, e non posso farci nulla con l'ingresso, questo mi va a influenzare la dinamica della parte raggiungibile, non i suoi autovalori, ma ovviamente la derivata sì, e quindi sono in una situazione abbastanza drammatica, questo mi sembra abbastanza, diciamo, evidente. Ok, adesso facciamo un piccolo esempietto per toccare con mano questa trasformazione di similitudine che mi porta in forma canonica di raggiungibilità di campo. Allora, parto da una matrice A di questo tipo e una matrice degli ingressi B di questo tipo. Che cosa posso osservare? Beh, niente, io guardando la matrice A, io diciamo vedo un accoppiamento che apparentemente è di tutti con tutti. Guardate, il mio ingresso U ha solo questo elemento diverso da zero che influenza x punto con 1. Però x punto con 1 sulla carta influenza anche x punto con 2, x punto con 3, quindi che poi a loro volta, voglio dire, si influenzano o influenzano tutto. Quindi che cosa posso dire? Niente, guardando la matrice dinamica a occhio io non sono in grado di dire nulla. Ora, se calcolo la matrice di raggiungibilità, questa è data da B A per B A quadro B, ok? Perché n uguale a 3, quindi mi fermo a n meno 2. La prima riga è semplicemente data da B. Poi A per B. Vabbè, poiché B è 1, 0, 0, A per B di fatto sta pigliando la prima colonna di A. E poi A quadro B e devo fare il calcolo. Faccio il calcolo e mi viene questa terza colonna. Calcolo il rango e il rango viene 2. Allora, il rango viene 2. Il sistema non è completamente raggiungibile. Vabbè, ovviamente questo l'ho fatto io con i numeretti interi, per cui è chiaramente così. E la cosa che posso notare è quello che ho appena detto, cioè guardando a occhio non me ne sarei mai accorto. Calcoliamo la matrice di trasformazione. Quindi la matrice di trasformazione abbiamo detto che è una cosa che deve mettere la base per x con r e la base per xnr. Ok? Quant'è la dimensione del sottospazio di raggiungibilità? È 2, quindi in questo caso è r uguale a 2. E chiaramente n-r ovviamente uguale a 1. Ok? Quindi questo significa che io avrò, scusate, ho sbagliato questa cosa, non la volevo fare, volevo cancellare. Questo significa che io avrò un avrò le prime due colonne che saranno la base per il sottospazio di raggiungibilità e questa è la base per il sottospazio di non raggiungibilità. Allora, mi dite voi in MATLAB che comando devo scrivere per avere x con r, xnr. Matematicamente questa è l'immagine di R, giusto? In MATLAB come vi faccio dare l'immagine di una matrice? Cort. Con il comando ORT. E che cosa mi dà il MATLAB quando io gli chiedo il comando La base ortonormale.
mi dà proprio una base, lui in particolare mi dà quella orto normale, per cui io qui ho il comando ort, chiaramente questo è MATLAB, ma diciamo non è. E invece la base del sottospazio in raggiungibilità chi è data? Da Kerr. Matematicamente prima. Prima diciamo matematicamente intendo questo, allora. Intendo questo qua. È dato, poiché lo sottospazio non raggiungibilità, il complemento ortogonale del sottospazio raggiungibilità è dato dal nullo di R trasposto. Ok? Quindi questo qui è il nullo di R trasposto. E in MATLAB come lo calcolo? Come R trasposto, ok? Che sta per kernel e quindi mi dà una base. A questo punto io prendo le uscite del MATLAB e la x con R mi deve dare 2 e xnr mi deve dare 1. Va bene, le metto qua e ho ottenuto la matrice di trasformazione di similitudine, non devo fare nient'altro. Se applico questa matrice di trasformazione di similitudine, quello che ottengo è quello che vi mostro adesso. Quello che ottengo è questo. Quindi A' è P a meno 1 AP e è in forma canonica di raggiungibilità di Kalman. Allora, facciamo giusto un commento su questa forma canonica. La parte R è 2x2 raggiungibile e questo perché è il rango della matrice di raggiungibilità. La parte non raggiungibile è 1 per 1. Dopodiché, questa è la partizione. Questa è la partizione di B'. Ok? Io devo andare a guardare gli elementi nulli, che sono l'elemento 3, 1 di B' e gli elementi 3, 1 e 3, 2 di A'. Tutti gli altri elementi possono essere nulli perché sono generalmente diversi da zero, ma questo non significa assolutamente che debbano essere diversi da zero. E vabbè, questo è bene, è ovvio se ci pensate, ma è meglio sottolinearlo. Ok? Per cui io sono in grado di portare la matrice. Dopodiché, quando la matrice dinamica in forma canonica di osservabilità, quando poi applico la stessa matrice P a meno 1 agli elementi dello stato, io con Z tocco con mano e vedo proprio quali sono quelli non raggiungibili. Va bene? Per cui, diciamo, questo mi permette poi anche di dare un'interpretazione fisica di quali siano le componenti dello spazio di stato che non posso toccare. Ok. Allora, la lezione di oggi è un po' più breve e a questo punto, giusto, lo so che abbiamo cominciato alle 11:38, giusto diciamo per avere un piccolo spacco anche diciamo concettuale, io vi farei fare 5 minuti di pausa adesso, riprendiamo a E45 in maniera tale che poi separo anche due file video e cose. Va bene, avete domande? Va bene. Ok, allora ci vediamo fra 6 minuti. Vabbè, facciamo una cosa, oggi la lezione è un po' più tranquilla. Vediamoci alle 11:50. Ok? Dai del tempo.